Accendiamo col filo di montaggio, come sempre, velocemente, verso la curvatura. Con l'aiuto della pece monteremo un misto di antron arancio, opossum naturale e pelo di capriolo. Andiamo a formare un cordoncino assai disomogeneo. Con lo stesso formiamo il nostro addome. Arrivato a questo punto faremo un passo all'indietro e piazzeremo delle fibre sempre di capriolo. Di questa lunghezza più o meno. Fissiamole bene. Leviamo ciò che non serve. Ora continueremo e spingeremo indietro il tutto con del semplice opossum naturale. Allarghiamole. E abbassiamole quanto possibile. Continueremo con il nostro opossum. Piazzeremo ora delle ali in punta d'Eccles. Non stringiamo molto. Piazzeremo la prima. E la seconda. Con un paio di giri abbastanza lenti. Le andremo ad inserire piano piano in modo simmetrico. Operazione delicata, ma comunque fattibile. Andiamo a stringere perfettamente qui in testa. Dopodiché toglieremo l'eccedenza. Ora, con l'aiuto sempre della pece, andremo a formare un
cordoncino con del polipropilene bronzo. Con questo stesso andremo a completare l'opera. Andiamo a formare la piccola testa. Annoderemo. Un veloce controllo. Applichiamo una goccia di colla, molto liquida. Controlliamo velocemente il nostro operato. Togliamo la colla dal forellino. E dopo quest'ultimissima operazione abbiamo terminato. Grazie dell'attenzione, alla prossima occasione.